Benvenuti ragazzi in questo nuovo video su Phasmophobia. Ebbene sì, avete capito bene, è uscito il nuovo aggiornamento proprio 2 giorni fa. E dato che comunque mi è sempre piaciuto questo gioco, ho deciso di portarlo qua sul canale insieme a voi, perché è veramente molto molto interessante. È uscito l'aggiornamento Phasmophobia Apocalypse, ci sono nuove mappe, è tutto diverso. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda dal 2020 appena uscito, che comunque era virale, ma adesso comunque diciamo non ci giocano tantissime persone. Però a mio parere è un gioco veramente molto bello, molto valido e anche divertente, un po' creepy, horror, non fa troppa paura però comunque nemmeno troppa poca, soprattutto nelle nuove mappe che scoprirete molto presto. E dunque, come vedete qua con la mia giacca molto elegante, sono pronto per fare il cacciatore di fantasmi insieme ai miei aiutanti Samu e Tommy, che sono qua in lobby con me. Salve, salve. E come vedete tutto cambiato. Qua abbiamo comunque il pannello iniziale con le nostre tessere da Ghost Hunting. Guarda qua che figo. Dove, dove? Vedi che è tutto diverso, ragazzi. Sì, veramente rivoluzionato. Le tessere. Vabbè, l'equipaggiamento qua c'era anche prima. Però guardate qua ad esempio. Cioè adesso le mappe si devono votare. Possiamo sceglierle. Vota un contratto. Ce ne sono due, tre nuove. No, tre nuove. Ci sono tre mappe nuove che sono Sunny Meadows, Sunny Meadows Restricted e Camp Woodvine, che sarebbero il campeggio in versione ridotta e mix tra ospedale, chiesa, infestata da una roba molto molto creepy, più tutte le altre case piene di fantasmi delle nonne, insomma, quelle lì morte 100 anni fa. Qua invece abbiamo l'armeria, che è totalmente diversa. Guardate qua, molto molto più bella. L'equipaggiamento si compra qua appunto tutti i componenti, che sono la videocamera, il puntatore DOS, il termometro. Insomma, tutti questi accessori, tutti questi attrezzi ci servono per trovare le prove dei fantasmi. Infatti in questo gioco bisogna andare nelle case, comunque negli edifici infestati, e tramite questi strumenti, le torce, la nostra investigazione, riuscire a trovare almeno 2 o 3 prove in caso di difficoltà non incubo, per risalire a quale tipo di fantasma c'è in quella casa, perché ogni posto è infestato e il nostro compito è non morire dal fantasma che comunque ci darà la caccia, e riuscire tramite il nostro taccuino a decifrare gli indizi, dunque capire qual è. Infatti qua, se andiamo a spuntare delle prove, la lista cambierà e ci dirà solamente quelli che potrebbero essere appunto eleggibili per la vittoria finale, e noi vinceremo se rimarremo in vita e troveremo il fantasma. Questo è il furgone in cui noi tre partiremo alla caccia dei fantasmi. Io direi ragazzi di iniziare. Ma da cosa possiamo iniziare? Da quale casa possiamo andare a fare visita? Una casetta piccolina per iniziare, non molto per riscaldamento. Tipo? Potremmo provare Tanglewood Drive, quella direi Tangle... questa qua. Iniziamo insieme da Tanglewood Drive, che è qua sopra, però non so se la vedete. Mettiamo in votazione, mettiamoci il pronto. È composta da 11 stanze e 2 piani, quindi comunque è molto piccolina. Metti l'equipaggiamento, l'hai già messo, giusto? Sì. Qua sì, c'è sì, la nostra lista, cioè, messo pure un sacco così. Bene ragazzi, abbiamoci di videocamera, termometri, cose varie, e partiamo subito. Ma ovviamente ragazzi vi chiedo solamente una cosa: se questa serie, questo video vi piace, lascia ora un mi piace, commenta qua sotto, quindi fammelo sapere se vorresti altri video di genere su Phasmophobia, e mi raccomando iscriviti al canale. Detto questo, partiamo subito, ci vediamo nel camion. Eccoci ragazzi nel camion. Qua abbiamo comunque una piantina della mappa. Qua abbiamo la nostra sanità mentale, che appunto ragazzi, più staremo dentro più la nostra sanità mentale si abbasserà. E qua abbiamo il livello di attività del fantasma. Ma qua abbiamo l'equipaggiamento. Dunque io prenderei una bella torcia. Ecco, così la accendiamo. Accendiamo la torcia. Prendiamo il termometro, che loro lo sanno, io sono sempre mister termometro. Cioè io entro sempre col termometro a fare il misuratore, tipo l'ingegnere. Ragazzi, qua è più caldo, qua è più freddo. E io prendo anche il libro spiritico. Con il libro spiritico ragazzi si può trovare una prova. Infatti se lo piazziamo per terra e il fantasma è nelle vicinanze, scriverà di colpo. Ma questo lo scoprirete. Voi cosa prendete invece per entrare a scoprire che c'è? MF, che è l'attività del fantasma. Quindi l'MF indica comunque quanto il fantasma è attivo. Cioè inizia a fare un suono pazzesco, tipo un allarme antincendio, per farci capire. Esatto. Mentre tu Tommy? Io ho preso una fotocamera, che serve a? Per fare le foto eventuali prove che troviamo sul fantasma. Perché ovviamente ragazzi, la missione principale, abbiamo anche le prove a soldi, diciamo così. Questo fantasma si chiama George Anderson. Risponde a, non ne siamo sicuri. Ecco, sembra un ottimo inizio. Io comunque ho messo professionale come difficoltà, che è la penultima, quindi più alta. Io direi di entrare, andiamo. Andiamo. Allora, una casetta abbastanza piccolina. Eh sì, questa ragazzi è l'entrata. Sì, c'è un seminterrato. Bussiamo, bussiamo. E che fai? Non bussi? Okay, bussa e poi si entra. Bussa. Permesso? Dai, era un sì, era un sì. Eccoci all'interno, ragazzi. È tutto buio. Prendo il termometro in mano. Generatore spento. Generatore spento, sì. Ragazzi, se il termometro segnerà una temperatura inferiore a 0 gradi, è una prova, ovvero temperatura di congelamento. Vuol dire che il fantasma è in quella stanza. Quindi il nostro scopo adesso è muoverci e scoprire dove si trova l'attività paranormale. Il fantasma troppo... Oh, oh! Cos'era quel suono? Che cosa? Ho sentito un MF? Me lo sono sognato?
Ho sentito un... Non ho sentito niente. Ho le allucinazioni prima di... Ho le allucinazioni prima ancora di giocare, va bene. Comunque, il nostro scopo, ragazzi, adesso è capire dov'è il fantasma, quindi attività pan... vedi che è vero. Prima stanza. Dove? Prima stanza blu. Qui? MF livello 3, se c'è da allucinare arancione. MF livello 3. 4 gradi di temperatura qua, 4 gradi di temperatura, 6... L'MF significa che il fantasma ha toccato un oggetto o qualcosa, giusto Samu? Sì, qua dentro, quest'anta mi sa che ha toccato. Quest'anta, però la temperatura è ancora entro i 4 gradi, 8... Oh, eccola! Ancora? Sì, ancora? Qua sul letto. Qua livello sul 2. Letto, livello 2. Io nel dubbio piazzo anche un libro spiritico per terra, vediamo se livello scrive... Livello 3? Livello 3? Aumentando, aumentando. Oh mio Dio. E che? È qua. Però il libro spiritico a terra non scrive nulla. Oddio. Ho toccato la porta. Ragazzi, ho toccato la porta. Sto facendo più interessante. Vediamo un po', magari che sia qua. 8, 4. Raga, che è un frastuono? 2. Oddio. Hai sentito quel rumore? Tipo un bussare. È lui per forza. Io l'ho sentito, non sto scherzando. Sposto il libro spiritico, lo mettiamo qua. Vediamo se lo troviamo. Ragazzi, non lasciatemi da solo però, eh. No, siamo qua con te. Aiuto, che qua. C'ho paura. Un grado e 9. Oh! Zero. È stato lui. Temperatura di congelamento, ragazzi. -1. -1. Okay. Spuntiamola nel taccuino. Ecco qua, temperatura di congelamento. È già una prova. Ora, il libro è qui, vado a portare anche un bel dots. Vado nel camion, sperando che non mi ammazzi prima, ok? Anch'io un raggio V. Inoltre, ragazzi, quando il fantasma attacca, che succede? Si inizia a sentire tutto tremolare, si spengono le luci e si chiude in automatico la porta d'ingresso. Non c'è possibile uscire, quindi non possiamo scappare, non solamente nasconderci e soprattutto ascoltare. Perché quando il fantasma attacca si sente dal fatto che emette dei suoni. Entriamo, c'ho molta paura, sincero, è lì, non sicuro che sia qui. Vediamo un pochino. Guarda qua, la vedi l'impronta? Sulla porta? Sì, impronte! Impronta, la vedete, ragazzi? Prova. Verde, -3, è qua, ragazzi, è qua. Si chiama George Anderson. Ok. George, mi senti? George, sei qui? George, mi senti? Oddio! Mi aveva arrivata davanti a me! Davanti a me è arrivata! L'ho vista in faccia! Oh mio Dio! Com'è? Via, spegni sta roba! Butta via sta roba! Basta, io vado via, esco via! Via! Oddio! Andiamo al camion e facciamo ricognizione un secondo! Oh mio Dio! Oddio, ragazzi! Guarda l'attività che si è alzata di picco! Domanda! Domanda! Questo era solo un avvertimento. Ma si è chiusa la porta? Aiuto! Oh! Ma sei dentro! Tommy! Ma sei dentro, bro! Morto. Oddio! Samu! L'ha ucciso! Tommy! No! Samu! Moni? Che facciamo? Quale potrebbe essere la pista secondo te? Ci provo a parlare di nuovo? Per avere una risposta? Ci provo un'ultima volta? Io porto la telecamera, vedo se lo vedo attraverso il dots che hai messo per terra. Ecco, occhio anche alle sfere di luce puntato alle dots. Andiamo! Sì. Ragazzi, mamma che paura però, Mamma mia che paura, ragazzi! Mi raccomando, ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti se vorreste altri video su fasmofobia, che secondo me è veramente molto divertente, come vedete, però fa anche molta paura. Detto questo, non perdiamo tempo, che il tempo è morte. Torna qui, non c'è mica da solo. Oh, attenzione però. No, -10! Madonna. Crocifisso subito, per terra. Vedi un po' il dots? Dov'è questo aggeggio? Ho paura di prendere questa roba qua in mano, io ho paura. George, sei qui? Ho paura? Scappa subito se succede qualcosa. George, mi senti? Nasconde. George? Dacci un segno. No, via. No, non ce la faccio più io. Troppa paura. Bene, che facciamo? Controlla un po' le sfide, controlla un po' il dots. Guardando altre... niente, qua c'è il crocifisso. Oddio! Oh. Che è? Quant'è? Livello? Livello 2. Porto qualcos'altro, Qua continua a sentire rumori molto strani, ragazzi. Mamma mia, ormai siamo tutti spaventati. Sfere di luce, niente, sei sicuro? No, niente. Che ci resta? Allora, MF non lo fa il 5. DOS, no. Spirit Box, no. Libro spiritico, ci riproviamo. Non è che ha scritto? Ha scritto sul libro, vieni fuori. Ha scritto. È la terza prova. Ha scritto. E questo dovrebbe essere una vittoria. Libro spiritico, è questo. Potrebbe trattarsi di un demone, giusto, demone. Samu? Demone. Spuntiamo. Io sono molto sicuro. Ha scritto.
Cazzo, ti rendi conto che se non l'avessi controllato rimaneva lì? Mamma mia. Abbiamo tutte e tre le prove, quindi adesso possiamo mettere la spunta su Demone e vediamo se abbiamo ragione. Uff, chiudiamo il camion e via. Scappiamo da questo posto. Fuga, via, via. Fuga, fuga subito. Vediamo un po' se il cacciatore di fantasmi Bonnie Sosa e Samu, con la morte anche di Tommy, poverino, hanno indovinato. Se è un punto un demone, vediamo un po'. Vediamo un po', corretto, demone, demone, eccolo qua. Tipo di fantasma, demone, abbiamo vinto. Quanti soldi? $90, 90, cioè, $140, 165. Oh, quanti ne sta dando, quanti ne sta dando? Oh, ragazzi, sta riempiendo. $165 per affrontare un fantasma, ma ne voglio almeno 10 volte tanto. Ma siamo pure sottopagati. Comunque ce l'abbiamo fatta, Samu. È corretto. E allora direi, rievochiamo Tommy dalla tomba. Tommy, ci sei? Mi senti? Ci sono. Non ti è piaciuto, mi sa, il contatto con il demone? No, e direi di andare di salire di livello, ragazzi. Io direi di fare un bel giro, alla fattoria Blitzel. Tre piani e 16 stanze. Vai, mettete la spunta e fuori le palle. Andiamo. Questa qua è tutta una casa in legno molto creepy. Ci sono tipo le sedie che si muovono da sole, un po' la conosco. Mettiamo pronto e andiamo. Prendiamo subito una bella torcia, termometro e libro spiritico. Dato che comunque quella che vince non si cambia. Vuoi come primo oppure come equipaggiamento? Che è sta io roba? Preso, che è una rivelatore sonoro. Ok, questa qua è tipo quella che siete sulle pentole per coprire la bistecca. No, no. Che il fantasma fa rumore mi viene segnata a me. Però è poco, dico che è poco frequente come cosa, solo per le Banshee, solo per le Banshee lo segna. Mentre tu, Tommy, come prima? Proviamo, io ho preso lo spirit box e la fotocamera. Tu sei un fotografo, tu sei un fonico, io sono io sono un geologo, andiamo. Apriamo il furgone e partiamo. Questa è brutta, guardatela. Piove. Cazzo di legno, questa è difficile, ragazzi. Quindi io direi perlustriamo e capiamo qual è la stanza paranormale intanto. Apriamo, permesso? Oddio mio. Ah, ma l'hanno un po' rifatta? No? No? Tipo Sacra Credenza non me la ricordavo, non so tu. Oh, sì, un po' io non me la ricordavo Sacra Credenza all'ingresso. L'hanno ristrutturata. Iniziamo, piano di sotto. Ascoltiamo un po' i rumori. Però che bella signora che c'è. Oddio. Questa è mia nonna. Ma che è la proprietà? È la proprietà della casa, è lei. Esatto, olio su tela. Da fantasma. Porta qua. Mezzo aperta. Che è? Beh, pronto. Qua. Attacco questa porta. È qua. Sì. Però ancora. Troviamo bene dove? Non è proprio qua. Permesso. Il bagno? È qua dentro, sì. Non è che sta cagando la nonna? Dovremmo oddio, quattro cagando. Non è che è qui. Tre. Non è che sei seduta qui? Mamma mia, ci vorrebbe una ditta di pulizie qua comunque. Oddio, lo secchiotto. Prova a chiedergli in che stanza si trova. Dove sei? Mi sa che non è un po' sordo, ci vuole l'amplifon. C'è un'ombra di qualcuno di voi, ragazzi, occhio alle luci. Ok. Dove sei? Dai, rispondimi! Ci vuole un po' di conoscenza. Sei felice? Provaci tu. Provaci tu, magari la tua voce la preferisce. Dove sei? Kitchen. Kitchen di sicuro. Cucina. Ragazzi, avevamo ragione. Stai in cucina. Andiamo avanti. Sotto. Sei felice? A me non risponde. Gli sei simpatico tu. Continua a parlare. Fagli un po' di domande. Sei felice? Sei felice? Stai bene, chiedigli. Quanti anni stai hai? Stai bene? Quanti anni hai? Niente, è di poche parole. È di poche parole. No? Basta, finisci. Digli arrivederci. Arrivederci. Oh. 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 Scappa. Cos'è? Scappa. Apri qui. Via. Oh. Sei infuocata. Chiudi. Spegni la luce. No, di nuovo! No! Sali! Raga, non so dove sia! No! Tommy! Scappa via! Scappo! Scappa via! Ragazzi, mi ha preso! Ora io sono spettatore. Ma come cavolo fa? Cioè, è in continuo attacco. Devi uscire fuori. Devi andare al camion a prenderti delle pillole per la mente. Devi andare al camion. Ora mai più. Vai. Ti sta indebolendo.
ha fatto due attacchi di fila. Ho la sanità mentale al 0%. Ci credo 0%. Che ci attacca, allora. Ti sei curato un po'? Tommy, ce la farei a vincere da solo. Noi ti aiutiamo, Noi andiamo a dirgli un po' dove è il fantasma. Eh sì, è veramente tanto silenzioso quel fantasma. No. Non lo sentivo neanche. Cazzo, i passi e basta si sentono. Si sentiva. In cucina. Dai, scoprila. Che secondo me sta tipo sonnambula tra la camera da letto e il frigo. Che in effetti era sopra. Poi dice di essere in cucina. Cioè, non è che stava facendo tipo i sogni e in sonnambulismo tra il suo letto. Sta muovendo 0 gradi qua. Potrebbe essere. Zero è qua. È qua. Trova il punto più freddo e piazza tutto. E molta attenzione. In caso di attacco devi subito scappare via. Eh sì, non puoi perdere la vita. Sei l'unico rimasto. Oh, cos'è? Oh, un oggetto! Ti ha tirato una bottiglia! Cosa? Ti ha tirato una bottiglia! È stata lei, è stata la nonnetta! Per il pranzo di Natale aveva bevuto una birra. Mi ha lanciato qualcosa! Oh, di nuovo! Tommy, guarda dietro di te, ti sta seguendo! Fai attenzione! Dov'è? Dietro di te! Ti sta tirando le cose! Aiuto! Oh, questa è vera però! Oddio! Questa è vera! La porta è chiusa, non puoi andare... La porta è chiusa! Vai via, oh mio Dio! Dov'è? Guarda che brutta! Oddio, è qui! Dov'è? È ucciso, è morto. No, Tommy, no, anche tu no! No, è finita così! No. Ragazzi, purtroppo la nonna ci ha killati tutti e tre. Ma come abbiamo fatto, ragazzi? Ci siamo fatti killare con la nonna che c'aveva bisogno di Amplifon. Mamma mia, oh, sembrava di stare veramente in modalità incubo, invece non c'eravamo. Attacco continuo, velocissima, sembrava un Revenant. Quindi purtroppo oggi abbiamo collezionato una vittoria veramente molto bella e una disfatta incredibile. Però ragazzi, ci dobbiamo rifare assolutamente. Infatti se questo video supererà i 500 like, vi prometto che torneremo nella fattoria della nonna e questa volta vinceremo, costi quel che costi, giusto ragazzi? Giusto. Ora ci alleneremo ancora un po' comunque per i prossimi video, che comunque questo gioco qua è veramente molto carino. Dimmi nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, vi saluto a tutti ragazzi, grazie mille per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.